Konnichiwa, buongiorno. Oggi è 1º dicembre, quindi è cominciato dicembre, e avevo deciso di fare anch'io, come molti altri su YouTube, il Vlogmas. Solo che non ho tanto tanto tempo, e so che non riuscirei a caricare un video al giorno. E quindi mi sono detta, magari posso fare un video unico, settimanale e caricarlo poi a fine settimana. E quindi farei un vlogmas settimanale. E niente, quindi oggi vi volevo far vedere come sono struccata, sono inguardabile comunque. E niente, ora mi dovrei andare a preparare perché devo andare in posta, perché la posta non mi arriva da un bel po' a casa. Sono tornata dalle poste, nulla, non ho risolto nulla. Non si sa, non ho capito perché non mi portano la posta. Ma forse perché hanno cambiato postino. Chissà, mi serviva una cosa urgentemente per domenica. Ma vabbè. Ciao, Figaro. Figaro, vuoi entrare? Vuoi entrare? Da Happy Casa oggi, che devo prendere un ruoto, e qui è molto il natalizio oggi, ovvio che è natalizio comunque. Volevo prendere anche un regalo per la mia amica giapponese, gli volevo prendere una caffettiera. Sinceramente non pensavo costassero così tanto, perché ovviamente voglio prendere la Bialetti. Finiamo in bellezza. Buki. Ciao amore. Cos'hai sul naso? Vuoi mangiare? Quella pappa. Oggi è 2 dicembre, mattina, sto andando a fare Pilates e se riesco vi faccio vedere la palestra dove sto. Sono tornata da poco da Pilates, ora ho lavato i capelli. E ora li asciugo, ovviamente, e dopodiché andrò dritta a studiare giapponese. Konnichiwa. Kyowa junigatsu mika desu. Ed è mezzogiorno. Questo vlog di oggi è iniziato un bel po' tardi, però sto studiando e come potete vedere sto cercando di ricordarmi i kanji, che li riesco a riconoscere, ma poi a scrivere tutta un'altra storia, quindi è un po' complicato. Anche oggi studierò solo e l'unica gioia della giornata sarà vedere il nuovo episodio di Yuri on Ice, quindi non vedo l'ora.
wa junigatsu itsuka desu. Tsukareta. Buonasera, oggi è il 5 dicembre e sono stata impegnatissima con l'università. È tardissimo, cioè sono le 11, però è tardi, sono molto stanca. Infatti ho molto sonno e cercavo di leggere un po' il libro di Keiko e quindi il vlogmas di oggi è davvero molto molto breve. Oggi è 6 dicembre e ho deciso di fare dei biscotti perché domani è una giornata, probabilmente farò una giornata studio con le mie amiche all'università. E quindi ho deciso di fare un po' di cookie per sopravvivere. E niente, questo è l'impasto. Deve andare ancora in frigo, infatti è molto molto morbido. E poi li metterò in forno e poi vi faccio vedere il risultato finale. Oggi è 7 dicembre e questo sarà il video, il vlogmas del 7 dicembre per l'appunto. E niente, sono stata all'università tutta la giornata, non ho fatto nemmeno mezzo video perché sono stata impegnatissima e praticamente mi sono svegliata stamattina alle 6 per una lezione delle 8 e mezza che tra l'altro sono arrivata anche in ritardo. Lezione di giapponese, dopodiché dovevo studiare con le mie amiche, giapponese per l'appunto. Cercavamo un'aula, ma non si trova mai un'aula vuota, e quindi la mia amica ci ha invitate a casa sua. E appunto siamo andate a studiare a casa sua, abbiamo iniziato a studiare belle spedite, infatti si sono fatte tipo l'una e non avevamo ancora mangiato, probabilmente perché ci eravamo riempite lo stomaco con i biscotti che ho fatto ieri e che vi ho fatto vedere. E quindi probabilmente per quel motivo. E comunque abbiamo studiato un bel po', però abbiamo mangiato tipo alle 4 una bellissima carbonara. Quindi io praticamente ho mangiato poco fa perché ora sono le 7. Quindi diciamo che ora non manco fame, anzi mi sento tutta spossata anche perché a casa della mia amica fumavano e dato che a me il fumo dà davvero fastidio, mi sento tutta sotto sopra ora perché praticamente avrò fumato almeno 10 sigarette passivamente, è una cosa incredibile, non ce la faccio. E quindi questo domani sarà l'8 dicembre, cioè l'Immacolata, quindi è festa finalmente e io. Quindi la nuova università, finalmente posso dormire un poco. È stata una settimana davvero stressante, impegnata. Non avevo di così impegnate da tanto tempo e non sono riuscita a dormire nemmeno un po'. Infatti penso che appunto le occhiaie si notano. E la cosa bella è che l'università mi ha dato a me. Ha dato un bel ponte, cioè quindi oltre all'8 abbiamo anche l'8 di il 9 di festa, quindi finalmente sì, mi posso riposare davvero come si deve, quindi ho 4 giorni di festa, anche se ultimamente non so perché ho l'ansia, non riesco a dormire più di quanto vorrei, cioè non riesco a dormire tantissimo, magari mi sveglio alle 8 di mattina con la tensione, con l'ansia addosso, come se dovessi fare qualcosa e che ho fatto tardissimo e mi sono svegliata tardi. Sto sempre con l'ansia, non so perché, probabilmente perché ultimamente era questo il mio andazzo, era questa la mia routine, perché dovevo alzarmi studiare, e probabilmente per questo motivo. E ora non mi riesco più a riposare, infatti. Mi sento anche che sto stringendo molto i denti, quindi sto molto tesa. Sto
Speriamo che la prossima settimana sia molto più rilassata. Bene, vi lascio qui con questo Vlogmas del 7 dicembre e domani comincerà ovviamente quello della settimana prossima. Fatemi sapere se vi è piaciuto il Vlogmas di questa settimana, sono troppo curiosa. Noi ci vediamo al prossimo video. Matane!